Ciao amici e buona settimana a tutti. Ciao Simona. È buono, è un po' piccante. Lo so, è il mio cocktail brucia cellulite. L'ho spiegato in questo video. Con o senza cellulite, guardatelo perché i consigli sono utili anche per drenare il gonfiore e fare prevenzione, che serve sempre. Avete visto che siamo diventati quasi 50.000 iscritti? Siamo tantissimi! Per me è stupendo sapere che in tanti avete cura della salute in modo naturale e consapevole insieme a me. Vi ringrazio. E i commenti che scrivete con le vostre esperienze sono fortissimi, mi emozionano ogni volta. Cerco di rispondere a tutti, più che posso, per creare un contatto vero al di là del video. Mi fa tantissimo piacere. Questa settimana ho ricevuto una mail da Maria che mi ha fatto sorridere tantissimo e voglio condividerla con voi. Gentile Simona, ma quanto la devo ringraziare per tutti i consigli che ci dà. La prego, faccia video in continuazione. Ci provo, Maria. Io stamattina ho fatto il mix di tutta la sua colazione, questa qui, e devo dire prima di tutto quanto è buona. Mi fa piacere, Maria. E poi mi sono sentita di una sazietà che non provavo da anni e sono stata sgonfia. Fantastico, Maria. È possibile che io stamattina avevo perso 600 grammi rispetto agli altri giorni? Non lo so, Maria, se è proprio stata la colazione che avevi appena fatto. Magari anche la cena è stata leggera, no? Per favore, faccia video di tutti gli altri pasti. Va bene, lo farò. La ringrazio tanto, le voglio bene. Maria, anch'io ti voglio bene, grazie. Un bacio. Ma che simpatica! Beata lei. Io invece non riesco a bruciare tutto il grasso in eccesso, ma non è che hai un consiglio per me? Certo, in tanti mi avete scritto chiedendo un aiutino extra per avere un fisico tonico e in forma per l'estate. Allora facciamo così, questa settimana parliamo di brucia grassi. Sono pronta? Sì, va bene, dai. Allora, ecco i miei video della settimana. Mercoledì nel vlog parliamo della parola brucia grassi. Cosa vuol dire? I grassi si bruciano? E come si fa? Tra disinformazione, falsi miti e campagne di marketing sensazionalistiche, prima di darsi da fare bisogna capirci qualcosa. Così si evitano gli errori comuni, sono quelli che poi fanno fallire e abbandonare i buoni propositi per dimagrire. Vi è mai capitato? E domenica vi svelo il mio menù brucia grassi, quello che seguo io per essere in forma e tonica tutta l'estate. Non è che ci fai mangiare tofu bianco e verdure bollite, no? No, chi segue i miei video sa che i miei menù sono sempre gustosi e sani. Anch'io non voglio rinunciare al gusto. Ah, speriamo bene. Non voglio che in spiaggia quest'estate tutti mi guardino pensando che sono una balena spiaggiata. Ma no, vedrai che con i miei consigli saranno solo sguardi di ammirazione. Comunque, certa gente che fa certi commenti non ha proprio ritegno. A proposito di maleducazione, non tocca solo a noi, gente comune, sopportare le male lingue del vicino d'ombrellone. Nei giorni scorsi, la cantante Rihanna è stata presa di mira da un noto blogger americano che, dopo aver visto questa foto, l'ha criticata su Twitter dicendo che lei vuole rendere il suo grasso il nuovo trend e ha rincarato la dose in un articolo su una rivista online. Beh, mi sembra proprio inopportuno per la nostra Rihanna.
Appunto, il mondo dello spettacolo è crudele e impone canoni estetici irreali. Per fortuna la rete è insorta, costringendo la rivista a cancellare la pagina con l'articolo incriminato. Avere un corpo tonico e snello ci fa sentire meglio con noi stessi, ma la cosa più importante è avere un corpo sano, cioè in forma rispetto alla nostra costituzione e alla nostra struttura naturale di base. E per farlo, anche voi potete seguire i video che posto qui su YouTube e i contenuti che trovate nei miei siti web. I link sono nell'info box qui sotto in ogni video. E in più, se vi piace l'idea di dimagrire e bruciare i grassi in modo naturale, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E iscrivetevi al canale, basta un click. Così è facilissimo. E attivando la campanella delle notifiche, YouTube vi avviserà ogni volta che pubblico un nuovo video. Vi aspetto presto con i nuovi video della settimana. Intanto condividete questo mio video del lunedì con i vostri amici e continuate a scrivermi nei commenti. Noi ci vediamo presto qui sul canale naturalmente. Ciao! Cazzo in giro!